La nostra idea dell'Expo è quella di un Expo diffuso, sostenibile, non utilizzare l'Expo come pretesto per costruire altro cemento, per darlo in mano alle lobby del cemento, con delle norme sul lavoro che sono da primo dopoguerra. Io credo che, come al solito, noi continuiamo a pensare che l'Expo non sia questo, non sia questo il metodo per creare sviluppo. Si potevano sfruttare le periferie di Milano, i comuni limitrofi, creare veramente un'idea nuova, economica, diffusa e sostenibile su questo territorio. Da Seul, arriva con un volo, sbarca la Malpensa, già arrivando alla Malpensa dice torno a Seul, poi c'è il viaggio e chiede a qualcuno, scusi, l'Expo è a Rho, dov'è Rho? Ora, un lombardo su cinque, neanche quelli che stanno a Rho sanno di stare a Rho, se no non si capirebbe perché siano a Rho. Arriviamo a Rho, dove il primo impatto è una serie di sequenze elicoidali di raccordi autostradali che hanno chiamato, e poi ci sarà anche questa autostrada a 15 corsie da Monza a Milano, che a Los Angeles hanno telefonato, da Los Angeles hanno detto vi siete mica montati la testa. Poi quando arriva e vede l'inceneritore che fa da sottofondo, tutti i raccordi autostradali, che uno se prende un raccordo lì e poi esce sullo stesso raccordo, questo è meraviglioso, ci sarà anche una mappa dei raccordi che verrà raccordata con altre mappe dei raccordi. E questo è uno spazio che adesso non si capisce cosa fare, ci saranno i settori espositivi dove se tu vuoi mangiare una mozzarella fatta in Ecuador, vai lì e ti mangi una mozzarella d'Ecuador. Ora io non so che cazzo di mozzarelle fanno in Ecuador, però noi qua attorno nell'Interland Lombardo, Piemonte, cioè l'Expo doveva essere anche un po' questo, aprirsi e far portare la gente nei posti dove fai il formaggio, dove fai il vino, dove fai l'olio, allora porti quello che parte da Seul e lo fai, gli fai vedere come fai l'olio in Italia, no? E allora come si fa l'olio in Italia? Produzioni locali che sono meravigliose da vedere, prendono l'olio lampante, quello che buttano via in Spagna, lo mischiano con l'olio di mandorla, mischiato all'olio di nocciola italiana, e diventa il famoso olio d'oliva italiano. Quindi bisognerebbe aprire il settore, non perché vai indietro? Ma scusa, c'ho lui. Allora, il discorso era di aprire, come dice il professor Battista, aprire l'Expo alla città metropolitana, com'era nelle idee. Se tu racchiudi tutto qua, non so fino a che punto potrà funzionare. Invece se apri le produzioni e organizzi questo turismo, che viviamo di questo, e porti a vedere le produzioni locali nel luogo dove si produce, potrebbe essere veramente una bella cosa. Eravamo assolutamente per rinunciare alla costruzione di Expo in un unico sito enorme come questo qui, perché crediamo anche che se degli stranieri devono venire ad apprezzare il nostro territorio, l'Italia, che facciamo? Li portiamo nella periferia del Milanese? Questo è il posto più bello che abbiamo da offrire in Italia? Non credo proprio. E sarebbe stato molto più bello fare un progetto diffuso su tutto il territorio italiano e far conoscere tutte le bellissime opere d'arte dal punto di vista culturale e artistico di tutta l'Italia. Si dice che l'Expo sarà una grande opportunità economica per questo paese, che creerà nuovi posti di lavoro, che li sta già creando. Quello che non si dice però è che noi stiamo già facendo i conti con le perdite di Expo S.p.A., e 25,4 milioni nel 2012 e altri 42,4 milioni previsti per il solo 2013. Non si dice nemmeno chi beneficerà da tutta questa operazione. Pensiamo ai mega dirigenti assunti dalla Expo S.p.A. e dalle altre società coinvolte. Expo diffusa e sostenibile era un concetto che poteva essere portato avanti già nel 2009. L'Ordine degli Architetti di Milano e insieme al Politecnico di Milano avevano elaborato una proposta per diffondere Expo su tutto il territorio, non per fare un'iniziativa come questa devastante localizzata in un unico punto,
e sulla quale ovviamente ci sono delle ricadute drammatiche a livelli di occupazione del suolo e non possibilità di recupero della stessa area se non a fini speculativi. Expo diffusa e sostenibile era un progetto appoggiato anche dalla giunta Pisapia e poi ovviamente ci si è dimenticati in fretta di questo. È un'opera che io chiamo un'opera, una grande opera a breve termine. In realtà con il TAV ha tante cose in comune, soprattutto la CMC. Ancora una volta ci troviamo le stesse cooperative, gli stessi uomini di partito che spingono opere inutili. In questo caso l'inutilità è dovuta dal fatto che di fianco all'area che stanno stuprando con lavori di Movimento Terra esiste già una fiera che è la più importante d'Europa, la più grande d'Europa, che però la politica non ha pensato in nessun modo di riutilizzare, ma ha preferito speculare facendo espropri a terreni agricoli, cambiandogli la destinazione d'uso e facendoli diventare industriali. Questo significherà tanti problemi per i nostri comuni che hanno acquisito a debito queste aree, per cui per poter tornare dentro i costi di bilancio dovranno speculare e costruire case, tirar fuori oneri di urbanizzazione, ma in maniera obbligata. Gli ultimi terreni verdi intorno a Milano vengono cementificati in nome di una manifestazione che durerà pochi mesi, solamente per poter poi sfruttare questi stessi terreni per la costruzione, quindi erano terreni che non si potevano utilizzare per l'edificazione, invece vengono trasformati in terreni edificabili grazie a Expo, quindi Expo è una grande truffa per arrivare a poter cementificare altri terreni verdi intorno a Milano. È un'opera che dovrebbe rilanciare l'agricoltura, fa compie un atto che va proprio contro l'agricoltura, che è quello di consumare il suolo. Infatti qui abbiamo 120 ettari che verranno utilizzati in via permanente, in via definitiva, e che non potranno più essere destinati all'agricoltura. Quindi questo aspetto noi lo troviamo assolutamente un controsenso. Ci hanno detto che il 55% dell'area verrà destinata a verde. Bene, verde sarà anche quella che qui vedete invece disegnata in azzurro, sono vasche di cemento che conterranno acqua a scopo di relax, zone relax. Non verranno smantellate, rimarranno, quindi è suolo impermeabilizzato. La nostra proposta di legge va proprio in direzione di censire il territorio da consumare ed eventualmente vedere se per caso era necessario fare ancora delle opere così oscene come quella che abbiamo visto adesso, che è una enorme speculazione e non sappiamo se riusciremo a riempirla. A Milano avrebbero potuto benissimo utilizzare l'esistente. Lo vedete questo parco alle mie spalle? Ecco, tra qualche mese non ci sarà più, perché il folle progetto di Expo prevede che questo bellissimo parco, uno dei pochi che c'è a Milano, venga completamente devastato dalla Via d'Acqua, che è un'opera in cemento che quindi manderà all'aria tutto questo bellissimo parco. Dunque, stiamo simbolicamente riempiendo di nuovo la buca, che è quella che è stata fatta per l'avvio dei lavori delle vie d'acqua. In realtà qua il lavoro vero lo fanno i cittadini che hanno fatto dei presidi per evitare questo scempio, quindi noi oggi siamo qua semplicemente a dare un segnale di supporto ai cittadini che in realtà fanno il lavoro vero, che è quello del presidio, e sono riusciti in tutti i parchi di Milano tramite i presidi a bloccare fino ad oggi i lavori. E non sarà secondo noi così semplice fermarli definitivamente, perché comunque nel progetto rimangono. Dispiace vedere che per come il nostro paese è abbandonato, sia dal punto di vista culturale, dei beni culturali che dell'istruzione, quindi le scuole, pensiamo alle scuole che stanno cadendo in pezzi, che si investano ingenti quantità di denaro in opere così faraoniche quanto inutili. Vedere questa voragine, stanno scavando la terra, stanno deturpando veramente il territorio, mi fa piangere il cuore. È come sentire il grido della natura. Si è deciso di rovinare la vita di centinaia, perché sono questi, centinaia di migliaia di milanesi e di cittadini delle zone limitrofe, semplicemente perché bisogna creare l'ennesima cattedrale nel deserto. Ora tutto questo non deve più avvenire. Expo 2015, oggi abbiamo fatto questa visita ispettiva. Io rimango sempre molto sorpresa nel vedere quanto ambizioso sia il progetto umano, ma che si ferma solamente alla realizzazione di qualcosa che durerà 6 mesi e poi non si ha minimamente idea di che cosa faremo dopo, di tutta questa cementificazione. Abbiamo visto 1 milione di ettari di terreno originariamente agricolo, completamente cementificato. Abbiamo visto l'ambizione di coinvolgere 60 paesi che verranno qui
e costruiranno i loro stand per fare che cosa? Per dirci che cosa si può coltivare su un terreno che da agricolo abbiamo trasformato in edificabile. Viviamo nella schizofrenia della modernità, purtroppo non siamo capaci di fermarci un attimo e di pensare veramente a cosa abbiamo bisogno. Expo 2015 forse non serve a niente.